La salute è un buon indicatore di benessere, probabilmente il più facilmente misurabile. Questa è una delle ragioni per cui oggi dovremmo parlare di salute. La seconda ragione è di guardare alle differenze di salute, alle disuguaglianze di salute. Chi è più povero si ammala di più, ha più limitazioni funzionali e muore prima. Questa è una seconda ragione, perché se qualcuno ha fatto meglio di qualcun altro vuol dire che si può fare, per cui guardare all'equità, alle disuguaglianze di salute aiuta anche tutti gli interventi sulla sostenibilità equa ad andare esattamente sul punto, sull'obiettivo dove è possibile guadagnare più salute, e aiuta anche a trovare le responsabilità di chi potrebbe fare azioni di contrasto.